In Miami Vice, Ricardo Tubbs era un poliziotto. L'unica volta che ha avuto la possibilità di fare qualcosa di diverso è stato durante una missione in incognito. Ma il personaggio che interpreto in Extra Large si chiama Jean-Philippe Yannick Dumas. È un disegnatore di cartoni animati francese che fa delle cose completamente diverse. La sua psicologia è l'esatto opposto di quella di Tubbs. E questo mi ha permesso di creare un personaggio assurdo, incredibile. Beh, inoltre, lavorare con Bud Spencer è stata un'esperienza straordinaria. È un uomo con un cuore grande così. C'era sempre grande entusiasmo e molta passione durante le riprese. E quando il produttore e il regista avevano dei piccoli diverbi con la troupe italiana, nascevano subito delle discussioni piuttosto accese. Era molto divertente, sembrava di assistere a un altro film, ma solo perché tutti partecipavano con molto entusiasmo. Come sta la mamma? Come sta la mamma? Mi ricordo che quando ero bambino mia madre cantava sempre. Una volta mi ha detto che cantava sempre anche quando era in attesa di me. Si dice che un bambino che deve nascere sia in grado di sentire tutto. Ed evidentemente io ho ereditato la passione per il canto da lei. Sono convinto che la musica produca benessere e che possa addirittura guarire. La musica per me è il modo più naturale di esprimere quello che sento e di offrire il meglio di me al pubblico. To the world. This may sound crazy, but I say it anyway. I've never lived in love, I think I'll stay. I know I'm a player, or so it may seem. I found a woman who fulfills all my dreams. She's so sweet, she's so fine, the lovely one. Not.